Grazie. Per il Partito Comunista Italiano, l'onorevole Wilmer Ronzà. A fare lo studio di impatto ambientale. Non solo, noi diciamo, cari amici, che è giunto il momento che le competenze del consorzio passino finalmente alle regioni e ai comuni. E noi annunciamo qui che come Partito Comunista sosterremo tutte quelle iniziative volte a garantire questo trasferimento di competenze dal consorzio che va soppresso ai comuni che hanno invece il diritto e il dovere di gestire in prima persona problemi come questo. Sono preoccupazioni campate per aria le nostre, molti lo dicono, molti che non sono magari a questa manifestazione. Noi non lo crediamo, in ogni caso mi pare una cosa si possa dire con molta chiarezza e tutti devono mettersela in testa. Non è più possibile affrontare problemi come questo passando sulla testa della gente. Da qui allora la richiesta di un incontro urgente con il Ministro per l'Ambiente, da qui allora la richiesta di una sospensione immediata dei lavori. Ma si dice che in fondo, e lo dico nel consorzio, ho finito, alcune forze politiche che non ha più senso bloccare a questo punto i lavori di costruzione della diga e che chi propone questa sospensione è un irresponsabile, perché in fondo hanno speso decine di miliardi per costruirla fino a questo punto. Ma io vi chiedo, e lo chiedo anche a loro questo, quali sarebbero i costi per la collettività se le nostre preoccupazioni un domani si dimostrassero fondate e scoprissimo che quella diga non è sicura? Questa è la questione che noi poniamo a tutti e non è possibile non farsi carico di questa questione, per questo è gravissimo, lasciatemelo dire, che finora i ministri competenti abbiano deciso di non affrontare la questione e di non dare una risposta alla richiesta legittima delle popolazioni di sospendere i lavori. Sulla diga ci possono essere davvero finite opinioni diverse e io rispetto anche quelli, non le condivido, ma rispetto anche quelli di coloro che oggi non sono qui a manifestare con noi. Ma non si può però non convenire sul fatto che la gente di Mongrande e del Biellese ha il diritto di essere informata e ha il diritto di poter decidere. Così come non si può non convenire sul fatto che non ha senso compiere una serie di verifiche se intanto non si sospendono i lavori di costruzione della diga. Ho concluso, noi abbiamo, credo, il Consiglio Comunale e il Comitato hanno ragioni da vendere, hanno ragioni da vendere. Ed è proprio per questo che io ritengo che attorno a questa richiesta della sospensione dei lavori è possibile costruire un largo schieramento di forze politiche, sindacali e sociali, come confermano le adesioni a questa manifestazione e come conferma l'interrogazione parlamentare firmata da numerosi esponenti di gruppi parlamentari. Ma se vogliamo affermare il nostro diritto di contare su queste questioni, se vogliamo affermare il diritto di dire la nostra, di dire l'ultima parola, è evidente che questa manifestazione non può essere considerata che il punto di partenza di una mobilitazione che deve continuare anche nei prossimi giorni, sapendo che si tratta di questione che non riguarda soltanto il comune di Mongrando o di Graglia e che riguarda però l'intero Biellese, sapendo soprattutto che si tratta di questione che obbliga alla coerenza, si obbliga alla coerenza tutti coloro che considerano la sicurezza, il territorio e l'ambiente priorità e valori non negoziabili. Grazie. Presidente regionale della Lega Ambiente, Martinetti Giuliano. Ragioni che voi sapete molto meglio di me. Vorrei solo cercare di inquadrare in un minuto la questione del torrente Ingagna nella questione più generale dell'ambiente e dell'uso scorretto delle acque. Come ambientalisti abbiamo sentito e combattuto in numerosi modi di usare male le acque. La combattiamo l'uso dell'acqua quando serve a raffreddare le centrali nucleari, combattiamo l'uso delle acque quando serve per diluire rifiuti industriali, combattiamo l'uso scorretto delle acque quando viene usata per diluire pesticidi e agenti chimici per un uso scorretto dell'agricoltura. Ma che l'acqua dovesse servire per fare soldi e per consentire tangenti è un caso relativamente nuovo e che tocca veramente il culmine dell'irrazionalità e del malcostume. Quindi
in pochi casi come in questo credo che noi ambientalisti ci dobbiamo sentire mobilitanti. La nostra battaglia va nel senso di un uso corretto delle risorse, e per cui l'acqua deve servire sì per produrre energia, ma con l'uso di piccole centraline che non alterano l'ambiente e producono energia pulita. L'acqua deve servire sì per irrigare, ma quando c'è necessità di irrigare e per fare dell'agricoltura biologica e naturale. Come associazioni ambientaliste stiamo cercando, insieme con parte del sindacato più sensibile ai problemi ambientali, insieme con le forze politiche a livello regionale più vicine ai problemi dell'ambiente, di sviluppare un progetto delle acque per un uso corretto delle acque, per una rivalutazione, per una bonifica delle acque piemontesi. In questo tentativo che cercheremo di condurre avanti, certamente la questione della diga dell'Indangagna non può non avere un posto centrale, e quindi ci auguriamo presto di venire di nuovo a parlarvi, ma non per protestare, per dire no, ma in termini costruttivi, per una campagna sulle acque piemontesi che ci restituisca un ambiente piemontese sano. Grazie. Il segretario della Camera del Lavoro di Biella, Gerardino Renzi. La CGIL biellese ritiene giustificate le perplessità sempre più diffuse sulla utilizzazione della costruenda diga sul torrente Indangagna. Inoltre si considerano reali le preoccupazioni della popolazione del luogo sul grado di sicurezza dell'impianto, sia a valle che a monte dello stesso. Sull'aspetto della sicurezza, in questi ultimi mesi ci sono stati pareri tecnici contrastanti, per cui si ritiene necessaria la sospensione dei lavori fino a quando l'intera opera non sarà congiuntamente ridefinita dai ministeri preposti, i quali devono dare una risposta a parlamentari e anche ad istituzioni. Per tali ragioni la Camera del Lavoro di Biella aderisce in modo compatto e convinto alla manifestazione di oggi. Grazie. Di Pronatura biellese, ma come rappresentante del Comitato Difesa Territorio. Il Comitato Difesa Territorio è sorto alcuni anni fa ed è formato da tutte le associazioni protezionistiche ed ambientalistiche biellesi, ed è sorto alcuni anni fa proprio per cercare di bloccare la realizzazione di ulteriori invasi del biellese da parte del Consorzio Bonifica della Baracca. Noi riteniamo che non solo noi, che il territorio baraggino ormai è stato tutto bonificato tra virgolette, perché per noi è stata una distruzione di un ambiente. Il consorzio non ha più ragione di esistere. Costa troppo caro a tutti noi mantenere questo carrozzone ormai inutile. L'acqua è un bene primario e deve essere gestito direttamente dai comuni, dalla provincia, dalla regione, da enti che possiamo controllare con il nostro voto e non da un consorzio incontrollato e incontrollabile. Anche in questa occasione chiediamo alla Regione Piemonte, alla quale in base a un articolo 63 del DPR 616 sono state trasferite le funzioni esercitate dallo Stato concernenti i consorzi di bonifica, chiediamo alla Regione la soppressione del consorzio di bonifica. E soltanto che noi siamo ancora più precisi, abbiamo organizzato una proposta di legge regionale di iniziativa popolare di soppressione del consorzio di bonifica della Baracca Barcellese e trasferimento delle funzioni agli enti locali. Non sto a leggervi la bozza della proposta di legge, è abbastanza articolata. Comunque vi pregherei soltanto che, dato che le firme perché la proposta sia accettata dalla Regione sono di 8.000 firme, sembrano poco, ma il territorio interessato è abbastanza limitato, quindi vi invito già fin da ora, quando la Regione Piemonte accetterà di fare questo. Tanti del Movimento Autonomista Piemontese, Piemonte Autonomista, semplicemente per portare la solidarietà del nostro movimento alla popolazione e alle amministrazioni di Mugrando che si stanno opponendo con fermezza, direi anche con fierezza,
ma l'attivazione della diga sull'Ingagna. È tempo che la gente che siede sugli scranni di Roma capisca che non si possono prendere decisioni sulla pelle degli altri. Questo è il principio e il futuro stesso dell'idea autonomista che rivendica il diritto naturale dei gruppi etnici regionali a voler vivere non solo con la propria cultura, le proprie tradizioni, ma anche con i propri interessi e le proprie decisioni. Ribadiamo quindi che non possono essere prese decisioni sulla pelle degli altri, specie decisioni che possono avere degli effetti devastanti. Semmai possono essere delle proposte che vanno discusse democraticamente e con chiarezza con gli interessati. Per cui ancora la piena solidarietà e disponibilità di collaborazione del Movimento Autonomista Piemontese. Viva il Piemonte!